Ciao! Sono ritornata alla posizione originaria perché alcune ragazze me lo avevano richiesto, perché non mi mettessi più dietro, cioè davanti l'armadio con la scritta Love. Quindi oggi ho deciso di mettermi qui anche perché sul letto c'è un casino e perché ho la batteria scarica e ho la corrente qua. Se avete notato che ho cambiato il colore dei miei capelli, bravissima, avete vinto un premio. Mua. Li ho leggermente schiariti, ho fatto il famoso chatouche. Non ho fatto, lo so che in gravidanza non si possono fare tinte, infatti la mia non è tinta. Qui sopra sono più scuri e ho fatto, la parrucchiera mi ha fatto lo shampoo colore, che non c'era per niente ammoniaca. E qui sotto ho leggermente decolorato le punte, ma non è che prendeva la cute, quindi è stato tutto totalmente innocuo. E soprattutto ho chiesto al mio ginecologo, ho chiesto a tutti quanti se potessi farlo. E ok, tanto per tranquillizzare, perché su Facebook era tipo scoppiata una polemica per il nuovo taglio, per il nuovo colore, non puoi farlo, sì, puoi farlo, bla 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 bla. Detto ciò, volevo fare una cosa che è da tantissimo, tantissimo tempo che dovevo dire, ed era quello di ringraziare tutte quante le ragazze che sono venute all'incontro di Catania. Lo so, lo dico quasi con un mese di ritardo, però vi volevo nominare una per uno. Simona, Simona 2, Irene, Asia, Serena, Daniela, Cristina, Pamela e Ornella. È stata una giornata fantastica, veramente ho amato Catania dal primo istante. L'imbarazzo mio era più totale, però per fortuna c'era mamma Cettina che, intraprendente com'è, ha un attimino rotto il ghiaccio perché ero tipo così, perché a parte mi stavo squagliando di caldo, ma poi ero abbastanza imbarazzata. Però sono state tutte quante ragazze carinissime. Ringrazio tutte quante coloro che mi hanno portato un pensierino, io ho già ringraziato 2000 volte su Facebook, sulla pagina, qualsiasi cosa e vi ringrazio anche ora. Vi metterò qui sotto il link della pagina in cui ho messo tutte quante le foto dell'incontro e anche il link del video che ha fatto la ragazza Pamela nel suo canale, che tra l'altro è bravissima a fare delle nail art fantastiche su unghie naturali, piccola pubblicità, nel senso adesso l'ho fatto. Però qui sotto Pamela ha fatto anche un bellissimo video dell'incontro perché anche lei era tipo la fotografa ufficiale. L'ho detto bene, fotografa. Volevo tranquillizzare le ragazze di Roma che sto organizzando prestissimo, prestissimo, cose proprio di poche settimane. Faremo l'incontro a Roma! Yeah! Passiamo adesso all'argomento principale di questo video. L'altro giorno facendo un po' di pulizia nel bagno, più che altro perché con il trasloco stavo pensando alle cose che dovrò portarmi, che dovrò buttare e che magari sono andate a male. Ecco, mi sono accorta che nel bagno c'è un'infinità di cose che io non uso da veramente tantissimo tempo. Parlo sia di trucchi che di creme, cremine, qualsiasi cosa essa sia. Sicuramente avrete notato che io non faccio mai i prodotti top del mese, i prodotti top dell'anno, perché non ho questa vastissima gamma di trucchi, però veramente ne ho tanti che si ripetono e che è uno spreco comprare, comprare, comprare quando ho delle cose ancora imballate. Quindi, vedendo anche, mi sembra, varie ragazze su Facebook e anche un paio di ragazze su YouTube, mi è venuta la brillante idea, cioè non è che non mi è venuta la brillante idea di copiare quell'idea. Grazie a questa idea che hanno avuto alcune ragazze sia su Facebook che su YouTube, volevo farvi vedere anche io, cioè volevo dar più corpo a questa iniziativa che secondo me è molto buona, ovvero esaminiamo il nostro bagno, esaminiamo i nostri trucchi e facciamo ruotare i prodotti che non usiamo da tempo e che magari stanno andando in scadenza e che poi dovremmo inevitabilmente buttare. Secondo me è un grandissimo spreco, anche perché mi sono accorta che ne ho troppe di cose, cioè alla fine per non andare a vedere tutte quante le milioni di cose che ho, vado a usare quella piccolissima roba, sempre lo stesso fondotinta, sempre lo stesso mascara, sempre la stessa matita e lo stesso ombretto. Però alla fine ho dei cassetti pieni di roba. Idem per creme e cremine, perché alla fine prendo quella crema, la inizio, poi ne compro un'altra, quella lì l'accantono e inizio quella nuova. Perché? A meno che non mi ci sono trovata proprio male. Quindi andiamo nel mio bagno per vedere appunto questi prodotti e farvi vedere questa idea che mi è venuta. Eccomi qua, mi sono trasferita nel bagno. Mi faccio vedere subito che oddio, lo scaffalino, questo qui del bagno, appunto. Come potete notare, queste qui sono le cose che io ultimamente ho comprato e che sono piene. E invece queste qui sono cose che un pochino più vecchiotte, che sono ancora buone, ma che devo usare assolutamente. Questo qui, scusate, l'avevo già tirato giù. È veramente uno struccante e
arriverà qui proprio a fare esagerazioni. Quest'altro è un, come si chiama, uno scrub, una crema esfoliante con cui ci si lava il viso, e praticamente ce n'è pochissimo, cioè buttarlo sarebbe uno spreco veramente. Questa qua praticamente è più vuota che piena, arriverà qua la crema. Stessa cosa per questa, la uso anche per eventualmente metterla un po' sulla pancia, ce n'è pochissima. Però perché ho comprato questa, cioè perché ho comprato questa qui, adesso non uso più questa, anche se è buona ancora. Stessa cosa per questa qui delle mani, praticamente sentite che vuota, questa qui è piena. Questo qui per pulire il viso, veramente è tantissimo che ce l'ho, però sono tutti quanti prodotti che arriveranno massimo qui, cioè più leggera e leggerissima. Cioè, ecco, vedete lo struccante, questo qui ce n'è pochissimo. Idem questo qua per i capelli, un altro struccante, cioè, apro 3360 struccanti. Questo qui che dosatore è più andato che fatto. Questo, vabbè, il bordo d'acqua. Quest'altro sempre per i capelli. E questo qui che è pochissimo. E quest'altra crema corpo che, ecco, un controluce, forse si vedeva prima. Mi sono detta quindi perché non usare tutte quante queste cose, se comunque sono ancora buone. Magari queste qui aspettiamo un pochino, visto che sono un po' più piene. Tipo questa qua è piena ancora, questa qua è nuova, questa qua è nuova, questo sì, questo qua è nuovo. Quindi l'idea mia era questa qui, appunto, di dividere e magari alternare tutte e due, però almeno si usano entrambe le cose e non ci sono sprechi. Quindi questo qua era per quanto riguarda i prodotti, e adesso aiuto, passiamo ai trucchi. Questo qui è tutto quanto il cassettone dei miei trucchi. Qui a rotazione farò girare tutti quanti i prodotti che sono in fase di scadenza o in fase di termine, in fase terminale. Infatti questi qui, bellissimi i miei ciabatte, questi sono tutti anti-mascara che non uso da tanto, magari perché ne ho comprati due o tre insieme, mi sono trovata meglio con uno e quell'altro giustamente non l'ho usato più. Questa qui è una vera forma di razzismo. Oppure questi... questo qua che veramente era un tester, però mi sembra me l'avevano regalato, non lo so, non l'ho rubato, giuro. Però ce n'è pochissimo, e quindi perché non usarlo? Questo qui è una base occhi della Sephora, beh, a parte non è mi sono trovata benissimo. Però, guarda, non è difficile aprire le cose con la sinistra. È una base in fase di termine, fase terminale. Queste qui sono tutte quante mini matite, sono anche buone, e però giustamente non uso più. Però ecco, perché non buttarle? Cioè, perché non usarle e perché buttarle? Qui per gli ombretti è un po' più difficile, perché ovviamente gli ombretti non è che si finiscono molto facilmente, però stanno sti qua che non uso veramente da una vita. Oppure questo qui che è il... questo qua non lo voglio usare sempre perché comunque è pieno di siliconi, però la base per magari delle serate o qualcosa, lo uso. Questo fondotinta della Dermablend è praticamente semi vuoto, ma non mi va di buttarlo. Questo qua, si vede anche il segno, ce l'è pochissimo, si vede. Questa paletta che è sfondata, però mi ci trovo bene, però non la uso più, anche perché non mi va di nemmeno prenderla. Però ci sono bei colori per cambiare, fare dire. Questi qua ho messo degli ombretti un po' random, un po' a casaccio, in modo che li userò piano tutti quanti. Questa qua, vabbè, sfondata anche questa qua, però c'è questi due colori che io adoro, questi due, e li uso, però effettivamente sarebbe da buttare pienamente perché si era spappolato, si era spappolato il blush. Poi quest'altro correttore, questo qui ho preso anche un coso, questo qui era che l'avevo comprato a Londra, della Benefit, è praticamente nuovo, cioè secondo me questo qui sarà pure pulito, cioè nemmeno è zozzo. Rendiamoci conto, l'avrò usato due volte. E idem quest'altro ombretto minerale della Barry M, praticamente mai usato. Questa qua è la cipria, ovviamente è finita quasi. E questo blush, quest'altro talmente leggero che mi sfugge anche dalle mani, quest'altro fondotinta, quest'altro correttore della Kiko,
quest'altro correttore sempre della Dermablend, che anch'esso è più che finito. Anche questo ovviamente è più vuoto, cioè questo qua ho anche i miei dubbi che ci sia dentro qualcosa, ma lo aprirò. E quest'altro blush che non uso più, ma anch'esso è quasi finito. E soprattutto questa terra, che questa qua veramente ha gli anni, no, gli anni no, però diciamo ancora è buona. Questa qua non c'è manco scritta scadenza. So che se non c'è sta scritto mi pare che sia 12 mesi, però aiuto. Sì, ce la farò, dai. Ecco qua, ah, praticamente questa qua è terminata qua, cioè nemmeno anche lo specchio se n'è andato, perché dice basta, non ce la faccio più. Ecco, questi qua sono i prodotti che io ho intenzione di usare piano piano e di non usare sempre gli stessi che magari sono nuovi e che giustamente loro sono i privilegiati. Voglio dare un po' di speranza a questi prodotti che io ho amato e che non ho più finito di utilizzare. Quindi ecco, bellissima la cosa che io sono tutta quanta acchittata, tutta carina con l'anello e poi sono in ciabatte come già vi ho fatto vedere prima. Però questa che era la mia idea, ho detto, cioè l'ho già detto, lo ripeto, non è stata un'idea mia, l'ho copiata, l'ho rubata da delle ragazze sia su Facebook che su YouTube, e lo faccio solamente perché non è brutto magari dover buttare cose che abbiamo e che magari poi non utilizziamo più. Infatti quando ero all'incontro di Catania stavo per comprare la base della Essence, perché non l'avevo mai provata. Le ragazze me la consigliavano, però giustamente ci ho pensato, anche mia madre mi ha detto che hai 4 correttori, cioè hai 4 basi per gli occhi, quindi a che cosa ti serve? E giustamente non l'ho comprata. Io sto parlando ma non so cosa sto registrando. Quindi con questo video spero di avervi dato un pochino la voglia di andare a smucinare, come diciamo noi a Roma, di andare a trovare i prodotti che sono stanno per finire ma che puntualmente non utilizzate perché c'è il prodotto nuovo. Secondo me è un'ottima idea per salvare tanti soldi, più che altro per utilizzare i prodotti che effettivamente abbiamo in casa, ma siamo troppo viziatelle, un pochino ci viziamo con prodotti nuovi e buttiamo quelli poverini vecchi. Poi sinceramente io che ci penso non ho mai buttato un trucco finito, dici oh ti butto perché ti ho finito, tranne qualche fondotinta perché sono quelli che uno si usa di più, però mai ho buttato un ombretto perché dico ti ho finito, punto e basta, a meno che non si sfrantuma, idem per i blush e cose. È bello insomma ogni tanto ripulire un po' tutta questa collezione di make-up che ci abbiamo. Poi è inutile comprare se poi accumuliamo. Quindi niente, spero di avervi dato appunto questa voglia. Ci sentiamo presto per un nuovo video.